Italia il fenomeno del caporalato? Ma è diffuso sicuramente in maniera molto radicata, perché è un dato storico. Poi ha caratteristiche molto diverse da contesti a contesti, perché abbiamo campagne di raccolta che hanno ormai storicamente vedono la presenza di lavoratori che si muovono nel nostro paese esattamente per andare a cogliere le situazioni dove c'è domanda di lavoro. Per cui bisogna seguirlo, bisogna gestirlo, sapendoci questa grande differenza, e quindi bisogna andare a verificare puntualmente. Quindi il lavoro che stiamo facendo, che stanno facendo con noi i nuclei dei carabinieri, è esattamente quello di stare molto vicini ai contesti locali, perché bisogna conoscere bene la realtà locale per poter intervenire efficacemente, perché questi fenomeni hanno appunto questa caratteristica. Sono nuclei anche di cittadini che hanno origini diverse, perché ci sono attività che vedono impegnate persone che vengono dal Nord Africa, altre che hanno presenza che arriva dall'est europeo o da paesi anche europei. Quindi, come posso dire, non è solo un fenomeno che riguarda migranti, perché colpisce anche cittadini italiani, quindi è un fenomeno che ha una forte distribuzione territoriale e quindi ha bisogno di una peculiare capacità di leggere i fenomeni nel territorio vicino alla realtà. Scusi, ci ha detto che la legislazione è buona, ci sono tanti controlli eppure aumentano le morti sul lavoro, come se lo spiega? Intanto questo dato credo vada analizzato più puntualmente, perché ad esempio già l'ultimo mese ha dato un numero diverso, ma io non giustifico assolutamente questo fenomeno. Qui ci sono delle motivazioni che da una parte sono di tipo, come posso dire, statistico, che spiegano il numero di lavoratori occupati che è cresciuto nell'ultimo periodo, statisticamente giustifica o motiva il fatto che ci sia un valore assoluto più alto. Non giustifica nulla nei fatti, nel senso che anche ci fosse solo una persona ferita o una morte sul lavoro sarebbe un dramma. Quindi abbiamo bisogno di continuare a lavorare di più nei presidi. Teniamo conto che sulla sicurezza abbiamo una norma che prevede un responsabile della sicurezza a livello aziendale, che prevede dei corsi di formazione, delle attività formative e informative. Quindi la norma, diciamo, prevede una strumentazione che tende ad alzare il tasso di capacità organizzativa per limitare questi fenomeni. I dati di fatto ci dicono però che questo non basta. Bisogna ancora continuare a sviluppare il controllo, sviluppare la prevenzione, sviluppare l'azione che ad esempio stiamo facendo insieme ad INAIL, di premiare le imprese che investono sulla sicurezza e quindi decidono di fare azioni di investimento per migliorare le performance sul piano della sicurezza e ad esempio in qualche modo avere un trattamento sul piano dei oneri assicurativi che premia le imprese che dimostrano di avere una cura maggiore nella tutela della sicurezza. Quindi c'è un ventaglio di azioni da fare che sono repressive e di controllo.